네, 안녕하세요. 세바입니다. 내일, 나폴리와 아타란타가또 경기를 합니다. 아타란타가 지금 현재 어, 2위인 아주 잘 나가는 팀입니다. 그래서 1위와 2위의 어떤 빈계치가 될것 같은데요. 아타란타이 팀은 베르가모라는 도시에 소속된 팀이고요. 어, 밀라노하고 가까운 이탈리아 북부라고 생각하시면 됩니다. 지금 나폴리 선수들이 좀 많이 지쳐있는 것 같고, 첫 패배를 맛본 뒤에,

Allora, i rischi in una partita come quella di domani sono tanti, perché poi il nostro avversario si chiama Atalanta, che significa buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Per cui ci vorrà la consapevolezza di essere una squadra forte, anche se anche se da Anfield noi ne usciamo con la certezza di essere qualcosa. Per cui stessa cosa che diciamo sempre, ci vorranno, ci vorranno qualità e, e forza fisica, perché loro sono creati, creati in, maniera, in maniera corretta. E, e poi c'è Gasp che è un allenatore, un veterano di quelli anche lui terribili. No, io non... è un giochino sbagliato quello di, di fare preferisco questa o quell'altra, perché poi devi sempre passare da, mh, dalla convinzione di avere delle qualità da mettere dentro la partita e, e, e devi, devi pensare che dipende sempre dalla forza che tu proponi, dalla forza che tu hai. L'abbiamo già detto diverse volte: noi non vogliamo giocare partite più facili, noi vogliamo giocare partite difficili e avere la forza per affrontarle. Sì, no. Buongiorno, um, no, vorrei chiederle mh, che tipo di partita dovete fare domani per mettere in difficoltà l'Atalanta? Ma non c'è una, una cosa sola: il campo da gioco è talmente grande che le soluzioni sono sempre molteplici, per cui bisognerà saper affrontare i minuti della partita in maniera corretta, perché ci sarà, eh, ci sarà da, 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 fare tutto, da fare tutto, da saper interpretare eh, i cambiamenti che ci saranno dentro la stessa partita. E noi abbiamo, abbiamo visto che, che la squadra sa giocare a viso aperto e sa comportarsi nelle varie situazioni che si incontreranno. Buongiorno, mister. Visto che parliamo, eh, noi dico insomma tanto di questo superattacco, di questi grandi eh, numeri del suo Napoli, ecco vorrei un attimo invece parlare sulla difesa, che eh, insomma già da un bel po' non ha mani al, al centro della difesa e con Kim sta diciamo, alternando sia Ossigard e Guangeso. Ecco, che tipo di risposta ha avuto secondo me è positivo e quanto appunto, è importante avere questo blocco granitico difensivo per il conseguimento dei risultati? La difesa è una componente fondamentale per creare poi una squadra forte perché perché mh, ti dà quel sostegno, quella, quella sostanza che ti permette di, di metterci sopra la qualità e di, e di fare un calcio offensivo, perché anche quando vengono lasciati da soli hanno fatto vedere che se la sanno cavare. Eh, di solito ogni tanto ai difensori si dice se, se hai bisogno, poi è chiaro che gli si richiede anche agli attaccanti di fare questi rientri che danno un sostegno importantissimo. Però poi quando giochi a, a campo aperto te la, devi, te la devi trovare da solo la soluzione con il tuo avversario e, e noi abbiamo dei de calciatori forti sotto uh, l'aspetto della fase difensiva, dell'uno contro uno. Uh, Kim dà continuamente prova di, di, di forza, di, 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 di velocità, di di qualità di impostazione di gioco, perché ultimamente l'ho visto molto cresciuto quando poi lo vanno ad attaccare con, eh, con forza, con velocità e, e lui sposta la palla con naturalezza e va a cercare la soluzione. Per cui noi siamo, siamo convinti di avere un reparto che possa continuare a far vedere tutte quelle belle cose che ha fatto fino a questo momento qui. Buongiorno mister. Domani per la prima volta il Napoli giocherà dopo una sconfitta anche se in influente. In questi casi eh, come si lavora sulla testa dei calciatori? C'è qualcosa in particolare che l'allenatore dice? Grazie. No, quello che, che dobbiamo fare è analizzare in maniera corretta e in maniera seria quello, quello che è avvenuto, perché poi devi essere sempre credibile quando vai in riunione con i calciatori e vai a dirgli delle cose, io ho imparato a isolarmi dalle vittorie e non dalle sconfitte fino a questo momento, e per cui ancora ce l'ho un pochettino addosso e, <ride> e, e questo però se, se l'idea è la stessa dei calciatori, come ho detto prima, che, che, che erano dispiaciuti, serve ad avere più reazione nella prossima partita, è una cosa che va bene è una cosa corretta una cosa che va bene buonasera